Onorevole, gliene saranno capitate di tutti i colori, in tutti i sensi. Un episodio così divertente che lei ritiene tale? Forse quasi tutta la mia vita. Ma... vorrei dire questo. Io mi sono accorto di avere una certa tendenza a divertirmi da solo con un'anzianità di più di 60 anni fa. Non lo sapevo perché ero in tram, non molto lontano da qui, e uno mi ha detto una pestata ai piedi da farmi soffrire veramente. Poi mi disse: scusa bambino, sono mutilato. E disse: no, scusi, io la scuso perché non l'ho fatta apposta, sono tutti mutilati, ma sono sui piedi miei. Con la serie Visti da vicino aveva fatto incontrare i potenti di tutto il mondo agli italiani, raccontando pregi e difetti di chi governa le sorti del pianeta. Con i saggi e i diari aveva spesso fatto battaglia politica senza mai gridare, ma andando a segno. Con Il buono cattivo, romanzo postumo, trovato dalla figlia Serena nel suo immenso archivio ancora in parte sconosciuto, Giulio Andreotti racconta gli italiani, i vizi del bel paese, gli errori sui luoghi comuni e le conferme degli stereotipi in un romanzo che scorre via tra cume e battute sardoniche, come solo lui sapeva fare, e che la nave di Teseo, la casa editrice più cool del momento in Italia, non si è lasciato sfuggire. Mio padre donò, quando era ancora in vita, tutto il suo archivio all'Istituto Don Sturzo. Mia sorella Serena sta dedicando gli ultimi, da un paio d'anni a questa parte, la sua attività collaborando con altre persone per riordinare l'archivio, che è un numero di carte impressionante. Tenga conto che sono, mi pare, 600 metri lineari di carte, quindi per metterlo a posto ci vuole molto 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 tempo. In uno dei faldoni ha trovato un giorno questo libro, in parte era manoscritto, in parte dattilo scritto, presumibilmente intorno agli anni, scritto intorno agli anni 74, ed era praticamente pronto per la stampa, però mai pubblicato. Perché Il buono cattivo come titolo? Guardi, Il buono cattivo è un titolo che aveva dato già mio padre, quindi anche questo lo abbiamo ritrovato. E Il buono cattivo è un po' l'idea che non sempre tutto ciò che appare buono realmente poi lo è, e molto spesso anche il cattivo invece ha dei lati di positività o di bontà che non sembrerebbero adattarsi al nome di cattivo, all'aggettivo di cattivo. Chi riconosce tra i personaggi che sono raccontati all'interno del romanzo? O se ne riconosce qualcheduno? E il narratore è mio padre, chiaramente, e noi abbiamo ritrovato con mia sorella e poi con gli altri familiari che lo hanno letto una quantità enorme di piccolissimi aneddoti, di personaggi che abbiamo incontrato nella vita. C'è anche qualche personaggio noto, perché c'è uno dei racconti che parla del presidente De Nicola, quindi del primo presidente della Repubblica Italiana, quindi ci sono sicuramente dei riferimenti anche a personaggi. Poi le ripeto, è tutta una serie di piccolissimi o medio piccoli racconti della sua vita privata, delle sue passioni, dei suoi interessi, delle sue curiosità. È proverbiale che Giulio Andreotti rispondesse a tutti gli auguri che gli arrivavano a Natale, a Pasqua, nei momenti salienti della vita pubblica e privata personalmente, ma era proprio così? Lui ha sempre scritto e ha risposto gli auguri di Natale o di Pasqua sicuramente, ma anche a tutti quelli che gli scrivevano. Lui aveva l'assoluta necessità di scrivere di pugno. Noi avevamo una specie di attività nel periodo dopo Natale con i miei fratelli e con mamma quando eravamo ancora a casa, perché portava tutte queste valanghe di biglietti di auguri che lui firmava e rispondeva, e noi li imbustavamo in migliaia di buste di lettere da far poi partire.